chiederemo l'applicazione della legge e l'applicazione della Costituzione, nel senso che a livello nazionale va tenuta presente la diversità della Campania, le problematiche della Campania a livello di istruzione, di dispersione scolastica, così come all'interno della regione Campania le zone interne come Benevento, le zone di montagna eccetera hanno diritto ad avere un numero di autonomie scolastiche e di dirigenti scolastici decisamente miglia più alto, tale da garantire la qualità dell'offerta formativa sul territorio. Quindi chiederemo questa attenzione per le aree interne. Al momento quali sono le maggiori criticità? Ma di fatto la criticità è questa, è avere un coefficiente in base al quale dividere il numero degli alunni della regione Campania e della provincia di Benevento, un coefficiente che sia il più basso possibile, per avere un numero di autonomie adeguato, adatto a rispondere ai bisogni dell'utenza, dei cittadini. Abbiamo già proprio qui in questa sala ricevuto qualche tempo fa l'assessore Fortini proprio in merito al dannato ridimensionamento anche delle scuole e di tutto quello che è l'ordinamento scolastico sul territorio. È chiaro che il perdurare dello stato delle cose, se tal dovesse rimanere ed essere, resta in testa alla Regione Campania una programmazione attenta e sensibile alle aree interne. Su questo io personalmente credo che farò un punto d'onore nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, quindi quando tutto mancherà significa che l'attenzione dell'assessorato regionale della Regione Campania per tutto quello che è nelle nostre competenze dovrà essere messo a disposizione ed essere ben focalizzato soprattutto sulle aree interne. Altrimenti è inutile proprio parlarne, perché tagliare la scuola nei nostri piccoli comuni insieme all'amministrazione pubblica stessa, voglio dire, che è carente in tanti piccoli centri, significa sostanzialmente decretarne la fine. Credo che chi fa politica e chi ha a cuore le aree interne deve innanzitutto, anche e soprattutto sul tema della scuola, battersi fino in fondo per una suddivisione equa, giusta e attenta e di prossimità.